Ragazzi, ben ritrovati. Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Voglio ringraziare perché il video di ieri insieme all'Ellone Colpo Gobbo è andato molto molto bene e ho visto che siete stati molto attivi anche nei commenti. Qualcuno faceva notare che mancavano dei nomi come quello di Palladino, altri nomi che va bene, io ripeto, in quel video ho cercato un attimino di mettere nomi un po' più credibili. Secondo me, per quanto mi riguarda, Palladino oggi non è un nome credibile per la Juve, ma ne ho già parlato nel video intitolato Spalletti prossimo allenatore della Juventus, quindi vi invito ad andarvi a ripescare quel video magari se vi siete persi qualche dettaglio. Grazie mille comunque per il supporto nel video di ieri. E oggi sto vedendo che comunque anche alcuni giornalisti stanno andando nella direzione di una Juventus senza Allegri. Ricorderete, no, quando qualche mese fa feci un video insieme a Fabiana Della Valle che mi diceva: indiscrezioni giornalistiche parlano di conferma di Allegri al 100%. E io le avevo detto: guarda, rispetto assolutamente le tue fonti, che saranno sicuramente più affidabili del mio sentore, però sono abbastanza dell'idea che in questo momento Juventus faccia trasparire anche ai giornalisti stessi questa voce, perché non vuole alimentare delle polemiche, non vuole andare a destabilizzare l'ambiente in un momento già abbastanza difficile. Sono sicuro che Juve andrà avanti fino all'ultimo secondo a confermare Allegri, come ha fatto Calvo anche l'altra sera nel pre-partita di Empoli, ma dentro la Juventus magari si sta parlando di altre robe. Quindi sembra essersi, tra virgolette, un pochino avverata questa cosa. Anche Romeo Agresti già ieri sera iniziava a far trasparire questa possibilità di un cambio in panchina. Io vi dico la mia e provo a farvi un riassuntino di quello che è stata la mia posizione su Massimiliano Allegri negli ultimi 12 mesi. Al termine della stagione l'anno scorso, che avevo definito deludente, drammatica, terrificante, non mi ricordo, comunque sicuramente non positiva, una stagione fallimentare, probabilmente avevo utilizzato questo termine, avevo detto che l'allenatore per me aveva sicuramente delle responsabilità, ma che sarei andato avanti una seconda stagione per vedere dei miglioramenti, perché nel momento in cui tu passi negli ultimi 2 anni a fare un esonero dell'allenatore anno dopo anno, almeno dare un secondo anno di continuità a un progetto che vai a sceglierti, per quanto mi riguarda è sacrosanto, per non ripetere gli errori che ci sono stati nei due progetti precedenti. Quindi anche se la stagione era stata deludente, terrificante, fallimentare, ben più delle due precedenti in cui comunque avevi portato a casa o uno scudetto con Sarri o una Coppa Italia e Supercoppa con Pirlo, c'era la mia volontà di andare avanti con Allegri e così è stato. Cosa vi dicevo però? Bisogna essere più severi in questa stagione, perché se nella prima annata dai una sorta di bonus inerente alla cessione di Ronaldo all'ultima giornata, quindi una squadra che viene ridimensionata, tutte queste cose qui, benissimo, la prima stagione è andata così, è andata male, non si salva niente, nella seconda bisogna essere più severi e raccogliere effettivamente quello che ci si aspetta dalla Juventus e dalla Juventus di Allegri. Io ho visto una Juve che parte male, malissimo, e tra Monza e Maccabi in quella settimana di pausa nazionale mi sono schierato e vi ho detto: io ragazzi esonererei l'allenatore, io andrei a cambiare l'allenatore. Ci sono 2 settimane davanti, c'è un nome importante come Tuchel libero, andrei su un profilo di questo tipo e andrei assolutamente a cambiare la guida tecnica. Vi dicevo anche però che nel momento in cui io vado a schierarmi sull'esonero dell'allenatore, quella rimane la linea. Non è che ci può accadere qualcosa per farmi cambiare idea così nel breve. Cioè bisognava veramente convincermi con delle cose concrete, perché nel momento in cui ti schieri con il cambio in panchina, secondo me non è che puoi fare un giorno su, un giorno giù, un giorno su, un giorno giù. Nel momento in cui dici cambierai l'allenatore, benissimo, a meno che poi l'allenatore non riesca a fare cose veramente straordinarie al termine della stagione, dove devi dire ok, d'accordo, mi sono sbagliato, devi rimanere su quella linea lì. E così è stato. C'è stato un solo momento però in cui vi ho detto cambierei allenatore, ed è quella finestra temporale lì. Ce n'era una seconda, che era quella del Mondiale, se non fosse che alla Juventus è accaduto qualcosa di inaspettato, le dimissioni del CDA. Ricorderete il video che feci a caldo dentro un campo da calcio, tra l'altro perché ero infortunato, stavo facendo il guardaline nella partita dei miei compagni di squadra, dato che quest'anno è stato un disastro a livello numerico e quindi bisognava anche reinventarsi se non c'era disponibilità a scendere in campo, e nell'intervallo faccio quel video in cui dico le dimissioni del CDA potrebbero portare effettivamente un cambio in panchina. Lì non si sapeva ancora perché il CDA si era dimesso. Il giorno dopo infatti vi dico: ragazzi, per le motivazioni che hanno portato le dimissioni del CDA, cambiare allenatore in questo momento sarebbe deleterio, per quanto io sia sempre stato su quella linea di pensiero.
Allegri non è più l'allenatore giusto per la Juventus. Andrei a cambiare allenatore l'anno prossimo, andrei a modificare la guida tecnica della squadra. Ma in un momento così di emergenza mi sarebbe sembrata assolutamente una follia cambiare allenatore. Ma non perché magicamente i risultati hanno portato a cambiare idea. No, perché la Juventus sta vivendo un momento molto critico. Arrivati alla fine di questa stagione, mancano 180 minuti che possono essere validi semplicemente per una qualificazione UEFA, ovviamente aggiunta alla penalizzazione, perché la Juventus sennò sarebbe tra il secondo e il terzo posto in classifica, giù di lì, forse quasi matematicamente in Champions League, ma per quelli che sono gli obiettivi della Juventus, secondo me, siamo ben distanti da quello che dovrebbe essere. Quindi cerchiamo un attimino di buttare giù e voglio raccontarvi sette, in realtà sette più uno, ma sette motivi per cui secondo me Massimiliano Allegri andrebbe esonerato, andrebbe allontanato, andrebbe cambiato. Sette motivi per cui l'anno prossimo sulla panchina della Juventus dovrebbe esserci un altro allenatore e non Massimiliano Allegri. E il primo è proprio Andrea Agnelli, traduco. È la cosa che dico nel video a caldo post dimissione del CDA. Se non c'è più Andrea Agnelli, che è la figura proprio a livello umano che ha scelto Massimiliano Allegri, il calcio, la vita, i progetti, il lavoro sono fatti di rapporti interpersonali. Se è Andrea Agnelli che ha voluto Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli non è più alla Juventus, cade questo rapporto interpersonale di fiducia e protezione anche nei confronti dell'allenatore e del suo lavoro e si annulla tutto. Questo secondo me è spesso sottovalutato come punto, ma è un punto cardine perché è vero che la Juventus rimane, è vero che Allegri è ancora allenatore della Juventus, ma manca la figura, l'uomo, l'essere umano, l'uomo, l'amico che ha voluto il ritorno di Massimiliano Allegri. E questo non può essere sottovalutato, non può essere una cosa da poco. Questo già dovrebbe essere un punto fondamentale che mi sono sempre portato dalle dimissioni fino ad oggi dicendo arriviamo poi alla fine della stagione, perché non c'erano più momenti in cui esonerare Allegri, solo esonerare era quello lì il punto, perché poi la stagione era già quasi compromessa ma c'era la possibilità di lavorare. Non lo esoneri per il mondiale perché succede la storia del CDA, dopo semplicemente secondo me non aveva più senso, perché ormai la stagione era indirizzata, ormai era Allegri e che si vada avanti con Allegri e che se poi raggiungerà risultati incredibili, ancora una volta ripeto, sarò disposto a dire mi sono sbagliato, se poi invece si continuerà su questa falsa riga andrò semplicemente a confermare quello che avevo visto nella finestra temporale tra Monza e Maccabi in quella famosa pausa nazionale. Il secondo motivo, il progetto sportivo. E dato che la Juventus sta cercando un nuovo direttore sportivo, viene da sé pensare che la Juventus stia aprendo un nuovo progetto sportivo. Il fatto che arrivi un nuovo DS significa che il nuovo DS andrà a scegliere quello che è il nuovo progetto e quello che è l'allenatore più idoneo ad alimentare, ad affrontare questo nuovo progetto sportivo. Nel video con Lello ieri dicevo c'è un 1% che lascio di Allegri. Nel momento in cui arriva il nuovo direttore sportivo e mi dice guarda, Allegri è allenatore giusto, non per una ragione di contratto, non per una ragione di soldi, non stipendi, perché si ragiona sempre sul monte ingaggi, non sullo stipendio del singolo, sempre sul monte ingaggi. Però arriva e mi dice per me è quello giusto, non per spinte, non per necessità, non per obblighi. Allora che vi devo dire? Allora che Allegri rimanga lì. La vedo una prospettiva molto distante però, perché se la Juve sta cercando un nuovo direttore sportivo per avviare un nuovo progetto sportivo è proprio perché si vuole cambiare pagina, si vuole voltare pagina rispetto a quelli che sono stati gli ultimi 2 anni di gestione Allegri. Questa è la mia umile opinione. 3. Il tipo di squadra, e vi spiego anche, questo è il più uno, perché il tipo di squadra, cioè che squadra vuole allestire la Juve nell'anno prossimo, ok? E quindi il punto 3.1 è la prospettiva di Juve. Perché? Perché tante volte abbiamo sentito Allegri, non più lontano di qualche giorno fa, una settimana fa a Siviglia, abbiamo fatto il massimo. Questi ragazzi che non hanno esperienza e robe del genere, il livello della rosa, più di così non si poteva fare. Cioè, queste cose qua, io mi metto nei panni di un giocatore della Juventus, non lo so, sono Di Maria, sono Vlahovic, sono Bremer, sono Cuadrado, sono Kostic, sono Rabiot, sono chi volete voi, e sento, più di così questa squadra non poteva fare. Il concetto che esprime Szczęsny ai microfoni l'altra sera, in italiano corretto, con concetti che voleva esprimere, è semplicemente perfetto. Ed è un riassunto perfetto di quello che pensa oggi il calciatore della Juventus. Sì, d'accordo, sono la Juventus. Sì, d'accordo, la semifinale di Europa League. Sì, ma la Juventus si lotta, si lavora, si compete per vincere i trofei, non per partecipare. E sentirmi dire pure,
ma più di così non si poteva fare, sembra quasi un sì, vabbè, ma con questi giocatori dove vuoi andare? E secondo me questi sono brutte linee di comunicazione da parte dell'allenatore, molto brutte, perché se i giocatori non riescono ad esprimere tutto il loro potenziale, e di potenziale alla Juventus ce n'è in abbondanza, è probabilmente perché l'allenatore non è stato in grado di tirar fuori questo potenziale dalla squadra. Anche qua, sempre i miei 2 centesimi, però credo che sia assolutamente giusto dirlo, perché la Juventus ha una rosa di livello ben più alto di un, non lo so, un'eliminazione contro il Siviglia in Europa League, un'eliminazione ai gironi di Champions con 3 punti conquistati, di una finale di Coppa Italia da non raggiungere in un momento in cui affronti anche un Inter molto molto in difficoltà. Quando io sento parlare di secondo posto, però siamo secondi a 10-15 punti dal Napoli, mai stati in corsa, cioè cosa vale questa roba qui? Com'è la rosa della Juve? Ha sicuramente un potenziale più elevato rispetto a quelli che sono stati i risultati raccolti, decisamente di più. E qui arriviamo al quarto punto, perché ragazzi, io ve l'ho sempre detto, io sono risultatista, io vado ad analizzare il risultato. È ovvio che vi ho sempre detto anche sono un risultatista sporco, perché per me il modo in cui arriva il risultato, il lavoro che fai tutti i giorni per arrivare al risultato è importantissimo, perché sennò col risultato non ci arrivi, e se non ci arrivi probabilmente può voler dire che tu abbia lavorato male. Cioè, ma io sono sempre stato risultatista, cioè io ho sempre valutato sulla base dei risultati. Cioè, qualcuno mi dice, sì, però una volta eri pro Allegri, adesso non sei più pro Allegri, lo vuoi esonerare, sei incoerente. Ma scusatemi un secondo, ma che logica è? Quando è arrivato Allegri la prima volta, per dire, non lo volevo. Quando Conte se ne va in quel luglio 2014 e mi dicono arriva Allegri, io ero contro Allegri, non mi piaceva come allenatore, anzi mi stava anche un pochino sulle balle. Poi mi ha fatto 5 anni alla Juve, in cui ha raccolto risultati che secondo me erano non buoni, di più. Cosa devo fare? Rimanere dell'idea che non lo voglio perché prima non lo volevo? Il risultato, il lavoro, mi ha portato a pensare che in quel momento potesse essere l'allenatore giusto per la Juventus, che ha raccolto cose per le quali ho esultato ed esulterò sempre per le vittorie della Juventus, al di là dell'allenatore e al di là di quella che può essere la mia posizione sull'allenatore. Quindi quando torna Allegri sono anche, non dico contento, perché già all'epoca, andatevi a rivedere i video, dicevo, boh, per il momento la Juve non mi sembra l'allenatore giusto per questa Juventus qua, però sicuramente è un allenatore che alla Juventus ha fatto bene, e perché no? Ha fatto male, sì, e i risultati mi stanno portando a dire che in questo momento non è davvero l'allenatore che voglio sulla panchina della Juve, perché i risultati non me li sta portando. Cosa dovrei dire? Che comunque voglio Allegri perché nei 5 anni ha vinto? A me sembrerebbe più incoerente questo. A me sembra molto più coerente analizzare quello che accade sul campo, analizzare i meriti e le colpe dei diretti interessati, e a seconda di questo andare a dire la mia opinione. Perché sennò, ragazzi, non ha senso il dialogo, non ha senso il ragionamento, non ha senso la discussione. Voglio Allegri e lo vorrò sempre. Magari retrocediamo, ma però voglio Allegri. Magari, non lo so, i giocatori se ne vanno tutti, però io voglio Allegri. Magari la Juventus gioca in serie C1 Lega Pro perché Allegri ha fatto 3 retrocessioni di fila, però io voglio Allegri perché l'altra volta avevo detto che voglio Allegri. Cioè, non hanno senso questi ragionamenti. Non hanno senso. In base ai risultati si valuta. Ma non solo risultati, perché il punto 5 è il creare valore. E sono parole di Allegri nella conferenza stampa di presentazione del ritorno alla Juventus. Risultati e creare valore. Risultati non ce ne sono stati. Il creare valore in questo momento qualcosina sì, però proprio qualcosina. E quel qualcosina nasce dal lavoro strepitoso che secondo me ha fatto la Juventus in questi anni col progetto Under 23, che ha permesso ad Allegri di avere dei giocatori già pronti per provare a tastare il campo di Serie A. Però ci sono state delle cose che non mi sono piaciute. Vi faccio un paio di esempi proprio diretti. Nicolò Fagioli a Napoli. Diventano 3. Nicolò Fagioli è andata col Siviglia. Perché non le gioca? Per quale motivo gioca McKennie o gioca, non mi ricordo, Miretti? Per quale motivo? In base a che cosa? Miretti e Barbieri l'altro giorno con l'Empoli a fine primo tempo. Li togli quasi come se fosse colpa loro e allora metti dentro 2 che la partita va uguale. Cioè, se decidi di crederci su questi ragazzi, ci credi. Anche il fatto di continuare a sentire nominare Fagioli come un giocatore dell'Under 23. Fagioli l'Under 23 l'ha fatta 2 anni fa per l'ultima volta. Cioè, l'anno di Pirlo si allena comunque con la Juve, fa un paio di presenze, una in Serie A
e una in Coppa Italia con la Juve prima squadra. L'anno dopo va a Cremone e vince un campionato di Serie B. Quest'anno è aggregato la prima squadra della Juve ed è stato un giocatore molto decisivo. Io non posso continuare a sentire sì, però certi giocatori non hanno l'esperienza. Fagioli la sta creando l'esperienza, Fagioli sta rendendo in campo come un giocatore d'esperienza. Mi pare di capire che sia così, no? Poi un paio di errori, no, va bene, lo mettiamo fuori, lo sacchiamo. Ma queste cose non piacciono. Se devo dire la verità, la valorizzazione, il creare valore di Vlahovic, per me il valore di Vlahovic in questo momento si è abbassato per colpa di Vlahovic e per colpa di Allegri, perché tutti e due delle grandi responsabilità, tutti e due. Il valore di Chiesa, rientrano in infortunio, però ragazzi, giocare con Chiesa, giocare con Di Maria, giocare con Vlahovic, giocare con Milik, giocare con Ken, saranno scarsi tutti e cinque i nostri attaccanti. Cosa vi devo dire? Saranno tutti e cinque scarsi, però io non so se prendo questi cinque e li metto nelle squadre in Serie A, in quante squadre di Serie A non giocano. Non lo so, cioè io credo che Vlahovic sia un attaccante che in tutte le squadre di Serie A andrebbe a giocare, o comunque valorizzato. Credo che Chiesa, nonostante l'infortunio, possa essere un dodicesimo uomo importante davvero per tutte le squadre di Serie A, per tutte. Di Maria è un giocatore, a me sembra un giocatore che in questo momento ha mollato, ma quando Di Maria aveva veramente voglia, questo è un giocatore che ti ribalta la partita da solo, l'abbiamo visto subito dopo il mondiale. Poi per me ha mollato Di Maria, il fatto che ora non andrà a rinnovare mi rende anche abbastanza felice, devo dirvi la verità, ed è una cosa che mi portavo dietro anche all'andata, vi dicevo, secondo me qualche giocatore ha giocato contro Di Maria, era uno di quelli, secondo me nella prima parte di stagione qualche giocatore aveva giocato contro, e Di Maria per me era uno di quelli. So che sono dichiarazioni forti, ma io ho sempre avuto questa sensazione, ve l'ho sempre detta, vediamo. Però il valore secondo me non si è creato tanto, anche basti pensare al fatto che si rinnova Alessandro perché scatta la clausola, però Alessandro si poteva tranquillamente tenere in panchina e far giocare Gatti al suo posto, perché non si fa questa cosa qui? E quindi poi ci ritroviamo obbligati per una gestione cattiva del contratto di Alessandro precedente a quella che è la dirigenza attuale della Juve, ma perché? Perché l'allenatore ha comunque continuato a schierare Alessandro, non si poteva semplicemente non schierare più e metterci Gatti al suo posto? Per me sì, poi anche qua miei due centesimi. 6. Non si salva nulla. Cioè, traduco. Ci sono stati un paio d'anni che il Liverpool di Klopp arrivava settimo in Premier League, sono stati i primi due anni di gestione di Klopp. È stato comunque confermato, si è portato avanti. Perché? Perché probabilmente si vedeva qualcosa sul campo. Anche il discorso che si fa sulla penalizzazione. Certo che la penalizzazione può influire a livello mentale. Però poi sul campo ci deve essere uno scheletro, un qualcosa che vi fa vedere che, perché da Udinese Juve 2-2, prima partita dell'Allegri bis, ad oggi, da Juventus Empoli 0-1, seconda partita Allegri bis in cui si dice non è squadra, questi non sono squadra, ad oggi, ma che differenze ci sono state? Io ho visto un picco e lo riconosco anche adesso, non è che mi rimangio le parole, lo dico, io ho visto una crescita tra gennaio e febbraio di questa Juventus qui, ed è stata una crescita evidente, lotterò per continuare a dire che lì c'è stata una crescita, ma non dico che sia una crescita tattica, una crescita, è stata una condizione atletica di un certo tipo, lì i giocatori veramente andavano, la Juventus aveva iniziato a segnare più gol, faceva 2, 3, 4 gol a partita, le partite non erano più così bloccate, non c'era così più questa paura di prendere gol, perché c'è questa paura di prendere gol nata proprio sempre dal fatto che la natura richieda calma, richieda attenzione difensiva, e quindi questa squadra c'ha paura a prendere gol. E torniamo al punto di prima: se gli attaccanti della Juve si preoccupano più di difendere il risultato piuttosto che di fare gol, c'è un problema di fondo, perché questi giocatori non dovrebbero preoccuparsi di difendere il risultato, questi giocatori dovrebbero preoccuparsi di risolvere le partite, perché quando c'è questi giocatori di talento non li puoi imbrigliare all'interno di un contesto prettamente difensivo, non puoi, devi cercare di massimizzare le loro caratteristiche offensive e poi mettere a disposizione della squadra, ma sono due concetti diversi, quindi non si salva nulla. Io sul campo non vedo una crescita in due anni, e parla uno che il primo anno vi ha detto oh, disastro, veramente disastrosa, logicamente andrebbe esonerato, ma lo terrei per vedere il secondo anno cosa è in grado di fare. Non è cambiato niente, e quindi che cosa facciamo? Stiamo qui a pettinare le bambole? Stiamo qui a raccontarcela, a prenderci in giro? No, semplicemente andiamo a dire le cose come stanno, e ancora una volta, come sempre, la mia umile opinione. 7ª motivazione, secondo me la più importante in assoluto, il rapporto con la squadra. Il rapporto con la squadra.
era il punto focale del mio discorso del esonererei Allegri in quella pausa nazionali. Io vedevo il rapporto con la squadra completamente deteriorato, anzi esagero, dico una cosa forte, io pensavo che non si potesse più ricucire quel rapporto con la squadra, ero convinto davvero non si potesse più ricucire quel rapporto con la squadra. E anche qua io do dei meriti ad Allegri nella gestione dell'emergenza delle dimissioni del CDA, secondo me lì è stato bravissimo a ricompattare la squadra, a creare un gruppo che non pensavo potesse riuscire a fare. Quella roba lì per me è stata straordinaria, non pensavo che Allegri potesse fare quella roba lì. E secondo me quello è un grande merito di Allegri. Però per un paio di mesi, nel momento dell'emergenza. Poi Allegri si è perso anche lui all'interno di questa cosa perché è umano, e ritorniamo al video che vi facevo l'altro giorno, che vi dicevo l'altro giorno, in cui secondo me questa è una grande responsabilità della Juventus, perché l'allenatore deve pensare alla squadra. Alla squadra. Per il resto invece deve esserci un addetto, un dirigente o qualcosa del genere che si occupi di tutto il resto extracampo. Perché Allegri non può andare ai microfoni e parlare della situazione della Juventus. Allegri deve andare ai microfoni e parlarmi della partita, dei giocatori, della squadra, dei risultati, perché è l'allenatore, non un dirigente. E Allegri deve fare l'allenatore e viene analizzato e viene valutato dal punto di vista sportivo del campo, di quello che fa esprimere la squadra, di come valorizza i giocatori, di come fa arrivare i risultati. Questo secondo me è quello che deve fare l'allenatore. E io in questo momento non vedo un gran rapporto con la squadra. Io in questo momento vedo una squadra, anzi, ripeto, già non lo vedevo. Se poi anche uno come Romeo Agresti mi dice, so per certo che in questo momento la squadra è un po' così, l'altro giorno Tutto Sport parlava di problemi di spogliatoio tra Allegri e giocatori, ragazzi, questa è la cosa più importante di tutte. Cioè, se manca la fiducia da parte dei giocatori nella figura dell'allenatore, ed è stata completamente persa magari in due occasioni addirittura quest'anno, e se l'allenatore continua a dire sì, ma io con questi che cosa posso farci? Il massimo. Ma la prospettiva dell'anno prossimo è peggio. Cioè, se questa squadra, facciamola papale, chiacchiera da bar, se Allegri pensa che questa squadra è troppo scarsa per raggiungere determinati risultati, e l'anno prossimo Di Maria, Rabiot, magari Vlahovic per l'Europa, che ne so, altri giocatori che potrebbero andare in scadenza, forse Cuadrado perché si parla di rinnovo, ma forse no, metti che escano solo questi quattro, devi sostituire, magari ne escano altri, devi sostituire anche quegli altri, e in una situazione così complicata dal punto di vista dell'extracampo, la Juve che squadra ti fa? Ti farà una squadra sicuramente più umile, con appunto un monte ingaggi abbassato, cercando di vendere quei giocatori che hanno mercato e che esprimeranno la volontà di andare a giocare in un'altra squadra. Quindi se questa squadra qui non c'è riuscita, la prossima come sarà? E attenzione, in questo momento o compri, magari se non hai disponibilità economica, altri giocatori a parametro zero, che poi possono essere dei giocatori instabili come Pogba, oppure compri delle offerte come può essere Milik, oppure devi fare di necessità virtù e quindi aggiungere alla prima squadra dei giocatori del vivaio, che però ovviamente non avranno quell'esperienza richiesta dall'allenatore nella testa per cercare di fare certi progetti. Quindi la prospettiva sarà ancora peggiore per quello che è il modo di allenare di Allegri, per quello che è il modo di intendere il calcio Allegri ad alti livelli. Quindi che cosa facciamo? Cioè, dove vogliamo andare? Il punto è, il progetto quale sarà? Aspettiamo il DS, il direttore sportivo, ma a me pare di capire che la Juventus quest'estate vorrà cercare di dare una bella liberata ai nomi. Cioè, secondo me quest'anno ci liberiamo di nomi veri e propri. Vi faccio una prospettiva. Per me non ci sarà più Allegri. Per me ci sarà Tudor, per me non ci sarà più Di Maria, per me non ci sarà più Rabiot, per me si discuterà anche con Pogba per cercare di sistemare una situazione lato stipendi, per me si chiacchiererà almeno con Cuadrado per capire che cosa fare da quel punto di vista, e poi si andrà a prendere due o tre giocatori per cercare di migliorare il parco della rosa della Juventus senza esagerare sul mercato con spese, massimizzando magari delle uscite come i nomi di Dusan Vlahovic e poi aggiungendo qualche giocatore dell'Under 23 alla prima squadra che dovranno essere necessariamente valorizzati da quelli che saranno gli allenatori che verranno, e ripeto, per me sarà Igor Tudor. Questa secondo me è la prospettiva della Juventus.
perché poi magari l'anno prossimo c'hai 10 punti, 20 punti di penalizzazione all'andata, magari ce li hai quest'anno e quindi non fai nessuna coppa, non sai niente ormai, ormai non sai niente. Però la Juventus deve programmare, deve già presentarsi ai nastri di partenza, e questa è l'unica cosa che può fare per presentarsi pronta ai nastri di partenza: cercare di salutare quella che è stata la prima gestione, la gestione che ti ha portato fino qua, la gestione, il modo di fare di Andrea Agnelli, e abbracciare una nuova gestione molto più vicina a quella che è il calcio di oggi. Non è un caso che il Milan in questo modo vada a vincere uno scudetto, che l'anno dopo il Napoli in questo modo vada a vincere uno scudetto. Sono progetti sportivi preparati dai direttori sportivi, in cui si va a dare fiducia a un allenatore, si va a costruire la squadra secondo quello che chiede quell'allenatore. Questo è il nuovo modo di fare calcio, a maggior ragione in Italia, dove le risorse sono limitate, dove i soldi sono sempre meno, dove il campionato è sempre più povero, ma dove possiamo diventare veramente una farm league. Lo siamo già. E anche la Juventus in questo momento complicato deve adattarsi, lasciare da parte quella che è stata la storia gloriosa della Juventus e capire che in questo momento qui l'unico modo che ha per tornare ad essere una squadra competitiva è crearsi il valore in casa. E secondo me Massimiliano Allegri oggi non è l'allenatore giusto per fare questa cosa qui. Molto semplice.